Ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. In questo video vi voglio parlare dell'addio di Onana. Mi dispiace di dare l'addio a un portiere che comunque ha fatto la differenza come portiere, ma come ha fatto anche la sua carriera Handanovic. Però, insomma, dispiace mandare, cioè, che vada via un portiere che comunque, dopo aver fatto un anno, vada via subito. Pensavo che rimaneva ancora qualche anno, ma purtroppo è andata così. Però, cioè, secondo me, non doveva andare via, cioè, doveva fare ancora qualche anno, perché lui, cioè, è ancora giovane, quindi mi è dispiaciuto che vada via. Si parla comunque di un portiere nuovo che, se non sbaglio, ormai c'è già. Adesso non mi ricordo il nome, però vedremo, insomma, come andrà. Però, cioè, Onana sicuramente ha cambiato come portiere dell'Inter, della carriera, ma sicuramente ce ne saranno molti altri più bravi, però chiaramente secondo me Onana era molto molto presto mandarlo via subito, perché chiaramente, cioè, è stato un anno in cui magari doveva un po' abituarsi, una prova, e quindi secondo me ancora 2 o 3 anni ci stavano tutti, però vabbè, è andata così. Oggi ho visto su YouTube che Cuadrado ha fatto le visite mediche. Sono molto contento di averlo qua a Milano per vederlo poi in campo con i nostri colori nerazzurri. E se ti sei perso l'ultimo video che ho fatto di Cuadrado all'Inter, vallo a vedere. E niente, sono orgoglioso di averlo portato qua a Milano, perché chiaramente dalla Juventus, quindi da Torino, portarlo a Milano cambia lo stadio in una maniera molto diversa. Perché io, da interista, dico che lo stadio dell'Inter è più grande e più bello rispetto a quello della Juve. Per carità, sono tutti belli, però chiaramente secondo me della Serie A quello dell'Inter non lo batte nessuno. Non è per esaltarmi, però secondo me, ragazzi, è la verità. Quindi credetemi. E poi anche perché io, quando ero andato allo stadio, cioè, ero andato a vederlo di giorno, ma mai di sera. E di sera, ragazzi, è tutta un'altra cosa. Cioè, sono andato a vedere quella Cremonese, che la Cremonese comunque è qua vicino. E comunque devo dire, ragazzi, che lo stadio era una cosa eccezionale. Magari dal vivo, non, cioè, scusate, dalla telecamera magari non si riesce a capire quella bella emozione che c'è stata. Però, ragazzi, ve lo dico che dal vivo è stata una grande esperienza, una bellissima esperienza. Ora torniamo per quanto riguarda Onana. Onana per me è stato l'idolo dei miei portieri preferiti dell'Inter, perché chiaramente secondo me ha lasciato tutto, ha fatto tutto quello che poteva per questa squadra, per questa maglia soprattutto, perché secondo me non è andato via così, ma ha lasciato qualcosa. E di certo sono le grandi parate che ha fatto. Quindi complimenti a lui. E niente, purtroppo è andata così. E niente, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mettete like e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, ragazzi.